la bicicletta e annunciamo. Vado a Bondeno, noleggio la Corriera e domattina alle 8 fatevi trovare davanti al municipio per la partenza. Rimase dov'era e dall'espressione si capì che stava facendo i conti a memoria. Prima di staccare l'ultimo piede da terra e spingere sui pedali, concluse. Verrà a costare su per giù 1000 lire a testa. Portati i soldi, eh? È più stronzo, ricordatelo. Ancora più stronzo. Verrà a costare su per giù 1000 lire a testa. Portati i soldi, eh? Sì, perché era più suata, perché siete capaci di... Guarda me, lo stronzo mi viene bellissimo. Posso provare? Allora, lui deve staccare l'altro piede da terra. Se stacco questo a casco. No, se stacchi quello spingi sui pedali, ecco qual è la cosa. È meglio che non lo guardo. Poi proprio, no, attenzione, che quando ci sono questi inserti, se il letturista in quel momento mi guarda il soggetto in causa, ci sta, Anzi, mi aiuta a fare in modo che il pubblico, il vostro sguardo dice guardatemi cosa sta succedendo e poi ritornate voi. No, perché siccome l'avevo detta da schifo dalla prima, riproviamo. La ridico da capo dalla... Sì, dalla prima. Quindi io entro. No, aspetta. Sì. A giudicare dal successo dell'iniziativa ci sarebbero stati passeggeri a sufficienza per pagare il viaggio. E Tyler pose fine alle discussioni inforcando la bicicletta e annunciando. Vado a Bondeno, noleggio la Corriera e domattina alle 8 fatevi trovare davanti al municipio per la partenza. Rimase dov'era e dall'espressione si capì che stava facendo i conti a memoria. Prima di staccare il piede da terra e spingere sui pedali, conclusa. Verrà a costare su per giù 1000 lire a testa. Portate i soldi, eh? E parte e se ne va. Perché sta andando a Bondeno, noleggiando.